Venerdì 28 febbraio 2014 siamo a Palazzo Ducale a Genova per globalproject.info alla conferenza Sulle Orme di Don Gallo, che aprirà un nuovo spazio politico, un nuovo percorso sulla strada della legalizzazione per l'autoproduzione delle droghe su scala nazionale. Siamo qua per seguire lo sviluppo dei tavoli di lavoro e per raccontarvi insomma lo sviluppo di questi tavoli attraverso il canale globalproject.info. Siamo qui con Fabio Scaldritti, comunità di San Benedetto, sulle orme di Don Gallo, droghe, ripartiamo da Genova. Le prime impressioni su questa mattinata con l'arrivo di, mi sembra, molte persone come dato indicativo e con i saluti istituzionali di chi ha finanziato questo convegno. Buongiorno a tutti, salve, io sono sicuramente un po' spaventato perché costruendo in modo molto orizzontale, anche quindi con molta precarietà, queste due giornate, abbiamo lavorato per 4 mesi e fino a una ventina di giorni fa prevedevamo l'arrivo di quasi 200 persone. Negli ultimi 20 giorni il numero è cresciuto a dismisura, quindi effettivamente c'è molta, ma molta più gente di quella che credevamo, quindi crediamo che ci sia necessità, bisogno di incontrarsi e discutere di questi fenomeni. Le prime impressioni sono sicuramente positive, tutti i relatori, dalle comunità ai servizi, alla sanità, alla regione, al comune, hanno condiviso e abbiamo condiviso tutti la stessa analisi comune. Queste politiche proibizioniste degli ultimi 20 anni hanno pienamente fallito nel nostro paese. Allora, questo è un ottimo punto di partenza, anche la Corte Costituzionale ci ha in qualche modo aiutato cancellando questa Fini Giovanardi, una obbrobrietà istituzionale e giuridica, e quindi oggi ci rimane un taccuino bianco su cui incominciare insieme con le città, con gli operatori, con i consumatori, con i cittadini, con i giuristi, costruire insieme davvero una nuova politica sulle droghe. Grazie mille e buon proseguimento.